Buongiorno. 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 Buongiorno rettore, sono Marianne Delicato. Vorrei chiedere, nel particolare periodo storico che si sta vivendo in cui l'epidemia plasma il mercato del lavoro, ha senso seguire la propria vocazione nella scelta del percorso accademico? Sì, nel senso che se una persona ha la convinzione e l'amore per quello che vorrebbe fare, prima o poi ci riesce, sicuramente. Certo, ci sono magari dei sacrifici da affrontare, a volte quello che sembrano le vie più facili, le scorciatoie, sono quelle che alla distanza non pagano, anche se immediatamente sembrano poter dare un risultato. Però quello che vi consiglierei, come ho fatto io, lo dicevo alla collega precedentemente, è di credere in quello che volete fare e perseverare in quello, con anche magari momenti molto negativi, perché anch'io nel corso degli studi non vedevo la fine, a volte dicevo ho sbagliato, non dovevo farlo, facevo una cosa più veloce, a quest'ora sarei stato più contento, vedevo molti miei amici che avevano dei soldi in tasca e la sera uscivano, si divertivano, io studiavo, non potevo farlo perché non avevo né i soldi né il giorno dopo la lucidità per studiare e quindi ho sacrificato parte della vita, però poi mi ha ripagato in termini di soddisfazioni, soddisfazioni morali, guardate, non parliamo di soldi, soddisfazioni proprio morali, di avere così la soddisfazione di dire ho fatto una scelta e sono stato ripagato moralmente, faccio una professione che mi piace. E quindi io vi direi sì, insistete, se siete convinti assolutamente. Certo, se non avete il fisico per fare l'astronauta, non pensate di fare l'astronauta, questo non deve essere estremizzato il pensiero. Però nell'ambito delle vostre capacità, competenze e del mondo che vi circonda, questo sì, assolutamente. Credete nei vostri sogni. La ringrazio.